Salve a tutti ragazzi e ragazze, sono Old Snake, stanno a 2 e bentornati sul Games Channel. Allora, bisogna proseguire, ma prima, come ho scritto nei commenti, chi segue i commenti sa che Questo deve essere il bellissimo tempo di Skyrim di cui mi hanno sempre ho parlato. intenzione di tornare indietro per usare la gemma modello di quella che è chiamata in pratica l'ultimo gigante, che poi solo sempre quando faccio montaggio mi accorgo di queste mie dimenticanze. Spesso gravi, spesso davvero incomprensibili. Però, prima di tornare indietro, che tanto voglio fare dei discorsi con voi, sempre in relazione a alcuni vostri commenti, sempre strepitosi, che poi mi fanno ragionare, è bellissimo. Prima, io lo so che prima o poi la mia curiosità mi ucciderà, voglio vedere una piccola, rapidissima sbirciata a quello che c'è qui. Allora, era ovvio che qui non c'era nessuno, altrimenti già mi avrebbero sentito. Che belle queste capanne, guardate, guardate, poi molto grandi tra l'altro. Questa ce la prendiamo. Con questo fuoco al centro mentre arrostiscono la loro carne. Carne di cane. Ok, per cervi va bene, ce ne sono, già lo sapevamo. Entriamo da qualche parte, anche in una caverna, ovunque, via da qui. Tra poco, tra poco. Lì ce n'è uno. Questa è una zona, ragazzi, davvero adatta per loro a non far passare nessuno. Un avventuriero, un guerriero. Cioè, passare lì sotto è davvero complicato. Ci sono trappole. Loro dall'alto possono ti tendono agguati. Ci sono sicuramente diversi arcieri. È davvero un luogo ideale per fermare chiunque. Si addentri qui. Guardate che è altissima quella zona. Allora, quindi, cosa stavo pensando io questi giorni, no? Giocato questi giorni quando ho fatto il montaggio del video. Qui c'è questa zona. Ho pensato a due cose riguardo questa zona. Una, che forse serve per aggirare. In pratica si fa il giro a largo, molto probabilmente, tutta questa parte qui. Che davvero per me è complicata. Certo che ci andrò, però potrebbe servire a quella. Oppure potrebbe andare sulla sinistra invece. E potrebbe essere una sorta di scorciatoia che ci riporta alla Valle Dimenticata. Il che non mi fa fare più questo giro all'indietro della grotta, no? Che era lungo. Che dite? Io ci provo, do un rapido sguardo. Se invece vedo che si apre un altro mondo, che non c'entra niente con queste due ipotesi, o meglio, con l'ipotesi della scorciatoia, torno indietro. Nel frattempo c'è un pattern. Serana, un colpo secco e deciso. Vai. Ok, un'andata. La seconda. Questa è un elmo, non so Ce se l'ho. morirà. Infatti, Falmer errante. Buono. Fatto e fatto. Ok, non c'è nessun altro. Siamo stati molto molto puliti. Vabbè, la teoria che forse serviva per aggirare quella parte là, forse va a morire all'istante. Guardate che parete rocciosa ripidissima. Impossibile da superare, impossibile arrampicarsi qui. Ok. Però, se veramente la scorciatoia che ci porta alla Valle Dimenticata, non è che sono felice di più. Di più. Qua. E perché no? Qua. Se si può salire, e sembrerebbe proprio di sì, potrebbe essere, ragazzi, eh. Tra l'altro lì c'è un arco, un'antica costruzione elfica. Allora, stiamo calmi. Guardiamo. Oh, gigante! Mamma mia, mi è andata benissimo ora che ci penso. Meglio di questo. Se davvero ci ho preso un capolavoro, eh. Perché adesso porteremo anche la gemma che lui possiede. Quindi, senza che devo tornare qua. Poi mi pentivo di brutto se non venivo qui e vedevo il gigante. È andata benissimo, ragazzi. Benissimo. Allora, vediamo.
guardate, questo veramente si è divertito a mangiare. Tra l'altro, vabbè, era molto vicino ai Falmer, quindi. Ma ha mangiato anche mammut. Una cosa che vedete, non, uno non ci ragiona, no? Diamante modello. E noi vediamo come i giganti, quelli che conosciamo noi, della nostra Skyrim, insomma, pascolano con i mammut. Noi pure le vediamo, diciamo, testi di mammut scheletriche attaccati lì nelle loro tane, no? Che sono d'abbellimento. Quelle perché ovviamente se le mangiano, credo, oppure semplicemente perché sono morti e poi li mettono lì, ma no. Ovviamente se li mangiano. Li fanno ingrassare e poi se li mangiano. Per sfamare le mogli. Le mogli che danno vita ai figli. Allora. Vediamo qua questo punto. Allora ragazzi, iniziamo subito il discorso. Perché no? Iniziamo subito da qui. Un commento che mi ha colpito molto, io non gli ho risposto, è di Jin, perché sapevo che rispondevo poi in video. Perché è bello. Questa roba antichissima, secondo me. Questi scheletri qua pure. E... si può? Ok. Vada, do un attimo velocemente l'occhiata qui e poi inizio a dire, a parlare. Ah, non puoi andare in quella direzione. Ah, peccato. Quindi ho... le mie due teorie sono tutte e due sbagliate, stranamente. Però abbiamo trovato un'altra gemma. Questa è una grandissima cosa. Però purtroppo ci tenevo che fosse una scocciatoia. Vabbè, niente, bisogna fare tutto il giro all'indietro. Però sarà utile per raccontarvi quello che avevo... mi è venuto in mente grazie al commento di Jin. Ovvero, lui ha scritto: Old, apri la mappa. Adesso l'apriamo, ma forse era meglio aprirla dall'esterno. Forse. Perché ha detto: se tu in pratica segni, diciamo, mentalmente tutti i punti che passi nella valle dimenticata, noterai come questa zona è davvero molto molto grande. Vediamo. Ovviamente adesso io non ho tenuto segno di questa zona. Ah, però fino a qui non avevo mai zoomato. Ok, qua sembra addirittura che la neve finisca. Va bene, comunque. Valle dimenticata. Ma effettivamente qui non c'era. In questa zona qua è incominciato a nevicare tanto, se si riporta. Va bene. Noterai, mi dice, che è una zona molto enorme. Ma è la seconda sua supposizione che è molto interessante. Lui dice, non è che in realtà... è un'altra dimensione. Lui si ferma qui. Quindi, io ipotizzo che lui intenda un'altra dimensione. Quindi, dove adesso tutto quello che stiamo passando, vivendo, non è nello stesso tempo esatto, per dire, di quello che stanno vivendo tutti questi altri che vivono qui. Di quello che sta vivendo Valdimar, di quello che sta vivendo Aele in questo momento a casa mia. Stiamo in un'altra dimensione. Allora, non è tanto... assurda. Certo, io sono sempre per l'idea che quella è un'altra parte di Skyrim. Punto, stop. Però ragioniamoci e mi sono divertito a farmi delle idee in mente. Allora, un'altra dimensione. Noi arriviamo a questo, alla Valle Dimenticata, ci arriviamo soltanto con in un modo. Quello che ci sblocca Gelebor, ovvero tramite un portale. Uno di quei santuari che ci porta poi all'inizio della valle. Quindi... teoricamente può corroborarsi con la tua idea. Usa quel portale per andare in un'altra dimensione, no? Ci può stare, non è assurdo. E qui è assurdo lanciarsi? Si taglia tantissimo, devo farlo. Se non ho detto una cazzata. Sì, mamma mia, abbiamo tagliato, ragazzi, il mondo. Va benissimo, va benissimo. Ok, allora. Ok ragazzi, scusate, avrò tagliato, ma telefonata. Allora, stavo dicendo, portale per arrivare qui, perfetto. Quindi non è così assurda come idea, no? Ci può stare, riporta su quell'aspetto là. Però ragioniamo su alcune cosette. Io, vi ricordate, nel video scorso feci notare, ed era ovviamente una supposizione campata in aria, come un po' tutte quelle che la gente si fa, insomma, no? Quando gli sviluppatori non ci danno informazioni necessarie per arrivare a una conclusione concreta e sicura. Quindi
è un po' il nostro divertimento della community. Ho detto, beh, questi farmer, come possiamo vedere, ci troviamo carne di cane, come abbiamo visto prima, pelli di cervo, animali che non sono presenti qui la valle. Quindi cosa ho detto? Ho detto, era quasi, questi animali forse loro li cacciano uscendo dalla valle e vanno magari nella Skyrim che conosciamo dall'altra parte. Ma visto che noi soltanto tramite un portale possiamo arrivare dall'altra parte, loro come fanno? Beh, la risposta c'è, ovviamente, ovvero tramite una galleria. Loro sono esperti, scavatori, passano tutte le grotte che vediamo. Vabbè, tutte no, vabbè, alcune sono ovviamente naturali, certo, come quella crepaccio glaciale, quella è gigantesca, è ovvio che non sono stati loro a farla tutta, no? È normale. Ma molte gallerie, l'abbiamo visto, le scavano loro, quindi è possibile che loro arrivano dall'altra parte grazie alle gallerie. Uno potrebbe dire, beh, allora perché gli elfi della neve non l'hanno utilizzata? Ma no, perché appunto quando sono diventati Falmer hanno avuto questa capacità, così, di scavare all'interno della roccia e quindi forare una montagna intera. Prima no, quindi prima è possibile che hanno dovuto per forza arrivare da quest'altra parte grazie a questi portali, ok? Va bene, quindi in questo modo si potrebbe spiegare semplicemente così, perché si utilizzano quelli. E qua fa capire un'altra cosa che io non ci ho pensato, mannaggia a me, mi odio quando è così. Fa capire quanto erano pure loro molto bravi tecnologicamente. Fare una cosa del genere non è da poco, anche perché Gelebor non ci ha detto che, vabbè, è ovvio, no? Non ci ha detto, lui ovviamente ci conferma, ma perché magari non è niente, non sa nulla di lore. Questa parte qui, la via dell'illuminazione, che lui dice, no, questo è il nome di questa via, via dell'illuminazione, tutti questi templi, che prima non c'erano altri templi dedicati ad altre divinità, tipo Trinimac, ad esempio, questa roba qua è sorta durante la prima era, no? Ovviamente. E successivamente loro sono diventati Falmer. Io stavo pensando, no? Non è che loro hanno attinto saperi? Sono stati influenzati dalla conoscenza Dwemer per questo, per questa tecnologia. E il fatto di cambiare alta dimensione, magari, no? Come pensi te, visto che i Dwemer erano capaci di cambiare addirittura piano dell'esistenza, noi sappiamo come Jarunbagarn, ad esempio, no? L'ultimo Dwemer a Morrowind, quello che è protagonista, l'ultimo Dwemer che il protagonista di ogni testo incontra, lui si salva perché appunto era un altro piano in quel momento. Era all'esterno del Nirn, ok? Erano capaci di ciò. Certo, è un'altra cosa, non è un'altra dimensione, è un altro piano. Però non è così tanto impossibile allora pensare di cambiare magari dimensione, visto che quello erano capaci di ciò. Certo, non sappiamo nulla di che erano così avanti, però possiamo pensare sempre che fossero stati grazie ai Dwemer, oppure semplicemente erano loro così. Per carità, non voglio sminuirli, non voglio sminuirli. Più vado avanti e più mi piacciono. Mi piace tantissimo questa razza, assolutamente. Ma dopo tutto, cioè, la cronologia è stata così. Loro hanno costruito tutta questa roba prima dell'arrivo dei Nord, prima del decadimento loro, insomma, di diventare Falmer a causa di quel patto terribile che hanno fatto della cecità. Prima, quindi questa sono tutta roba loro. Loro in qualche modo si sono riusciti a fare questo ed è eccezionale. Un'altra dimensione? È veramente hanno fatto ciò? Stiamo in un'altra parte? Certo, non può essere un altro piano, perché cavolo, è identico a Skyrim, che cavolo è? È impossibile, nel frattempo Serana si sta puntando. Bravo. Quindi un'altra dimensione è più possibile di un altro piano, è troppo simile, no? Come ambiente. E non è una teoria strana, non è assurda. Mi piace, rimango sempre dell'idea mia. Rimango che penso che proprio gli sviluppatori neanche ci hanno pensato a quello che hai detto tu. Però, cavolo, è sempre affascinante ed è bello fare queste supposizioni conduttive, mi piace tantissimo. Quindi, bravo. Poi è possibile che anche sia vera, per carità, per carità. Allora, io c'ho smeraldo e diamante che non ho utilizzato. Vabbè, iniziamo con smeraldo. Portale per il punto di osservazione della valle dimenticata. Che poi. La
la parte della mappa, no? Purtroppo non possiamo fare i viaggi rapidi. Hanno risolto questo problema grazie ai santuari che lì ci sono i portali, e grazie anche a questo. Però questo qui, grazie a queste gemme, raggiungiamo luoghi sì visitati, ma in punti inaccessibili. Tipo, prendiamo dove c'erano quei Falmer feroci. Noi abbiamo utilizzato la gemma, eravamo sopra, in un punto che era inaccessibile da sotto, ma grazie a queste sì, e troviamo i bauli, magari qualcos'altro. Qui invece mi sembra proprio un'area totalmente fresca e nuova. Certo, è simile alla cascata quella in fondo, ma non, no, no, non assolutamente no. No, 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 no. Nuovissima questa zona. Madò, ragazzi. Vi chiedo scusa, magari che non sto sempre. Non sto andando avanti, ma sono felice di aver tornato indietro per accedere in questa parte, cioè vedere queste nuove cose nuove. Che comunque mi avete sempre confermato che vi piace quanto esploro, quindi va bene. Diciamo, chiedo scusa anche perché io anch'io ho una voglia matta di proseguire, quindi è solo per questo. Dove stiamo qui? Guardate, come al solito, anche qui. Oh, guardate qua. Sì, ho capito dove ci troviamo. Vi ricordate quando io vedevo esattamente questa costruzione, diciamo, da vicino, ma da sotto? Quando ero sotto al lago ghiacciato, ovvero nel punto dove abbiamo combattuto con dei due draghi. Quindi noi siamo lì di fianco. Mai stati così vicini, mai. Diavolo, fantastico. Quindi questa è la cascata. Esatto. Allora che cosa serve? Ah, ok. C'è un baule, ecco, vedete? Sì, sono felicissimo. No, mi dispiace. Io queste cose le vengo sempre a riprendere dopo. L'ho detto, quindi non voglio. Dove è andato a finire quell'arco? Ah, ok. Perfetto. Questo ce le prendiamo. Volume 2. Contentissimo. Che poi se era volume 4 già incominciavo. A parte, credo che sono finiti. Volume 1, 2 e 3. Poi è possibile che magari continui, però sono contentissimo, ragazzi. Davvero. Va bene. Perfetto. Ho fatto bene. Sto meno agitato adesso. Teoricamente, con Formentera, ovviamente non moriamo perché penso che non si scarichi prima del contatto sotto. Ma poi c'è anche quel buco, quello lì dove ci siamo immersi. Però no, riutilizziamo il portale in modo che siamo subito lì. Non serve adesso fare gli eroi di fronte a Serana a buttarci dalla cascata. Andiamo qua. Allora, ragazzi, un'altra cosa interessante, questa volta inerente a Joker, ha fatto un commento. E vi ricordate, io ho detto qualcosa sui Falmer nello scorso video. Grazie ai commenti di. Grazie alle osservazioni che ha fatto Dario. Sono nati altri commenti. Ringrazio tra l'altro anche Vex. Un ragazzo ha scritto per la prima volta e ringrazio tanto, ha fatto delle ottime osservazioni, diciamo delle domande che si poneva sulla cecità dei Falmer. Io vi consiglio sempre di andare a leggere questi commenti che fate tra voi, perché magari chi non legge i commenti, perché sono interessanti. Allora, ok. E Joker ha scritto una cosa davvero per me, per far capire quando uno può pensare in modo diverso da un'altra persona. E comunque vedere altre cose è essenziale, più ipotesi possibili. Lui ha detto: i Falmer, secondo lui, non è che si stanno evolvendo, come anche io ho ipotizzato in qualche video fa. Io dissi: secondo me, quello che ho detto io, i Falmer si stanno evolvendo poco a poco, ma stanno diventando sempre più coscienti. Lui ha detto: ma secondo lui, se in realtà si stanno evolvendo, ma lo stadio finale in realtà non è tornare a essere normali, tra virgolette, perché neanche io penso che possano tornare mai alla normalità, quello nemmeno io, ma comunque credo che possono migliorare. Lui dice: secondo lui lo stadio finale della loro evoluzione, tra virgolette, è arrivare allo stadio
di Falmer feroce. Quindi proprio il decadimento più assoluto. Quello è lo stadio finale. Perché allora alcuni sono diventati così ed altri no? Lui dice, forse i Falmer feroci sono vissuti in ambienti più ostili degli altri, di molti altri Falmer, e quindi hanno accelerato quella loro evoluzione e sono diventati appunto così. Ed è bella come idea, ci sta, ma perché no? Ma è fantastica. Io gli faccio sempre i miei complimenti per queste sue osservazioni, davvero. E io ne ho pensato un'altra, perché poi sempre grazie a questo uno ti invoia, no? Cavolo, pensa ad altro. Allora, nel frattempo qui vedo che non posso fare... meno male. A parte, sarei sempre tornato lì. Ho pensato una cosa, ma prima vediamo un po' dove siamo. Oddio, non mi oriento. Non riesco a capire dove si va avanti. Allora, facciamo una bella cosettina. Brava Serana, rimani lì. Ok. Devo essere sicuro di buttarmi. Parti in un punto dove non muoio. A parte, vabbè, ok, forma eterea come al solito. E passa la paura. Allora, io sono entrato da... Che è questa botta? Che cosa è stata? Io sono entrato da quella parte. Quindi forse no. Forse si continua da qua. Vabbè, non facciamo cazzate. Forma eterea e via. Non rischiamo. Perché? Perché devo farmi problemi? Allora. Vai. Non l'avevo mai visto. Vai, prima che passa troppo tempo. Ok. Mi dispiace per Serana, poverina. Vabbè, col caricamento sarà di fianco a me. Forse è qui che si arriva. Arriveremo nel punto dove siamo saliti. E poi c'era sempre una porta di quelle famere, insomma. Ecco, sì, è questa. Credo. Sì, da lì si continua. Benissimo. Vabbè, è pensato bene. Mi devo ricordare comunque di andare a riprendere la gemma. Comunque quando tornerò indietro. Ma non è un problema, alla fine. Giusto? Sto andando bene? Sì, era qua. Allora, quindi, la mia idea sui Falmer. Avevo pensato questo. Questo è il DLC di Dawnguard. E secondo me è in questo DLC, penso, ma potete benissimo smentirmi, perché posso dire tante cazzate. Hanno aggiunto... Che cosa... Come fai? Dove sei uscito? Ah, da qui. C'è sempre una risposta. Sempre. DLC di Dawnguard. E i Falmer feroci sono stati aggiunti insieme a Dawnguard, no? Ma è perché non ci ho fatto mai caso, più che altro. Spero di non aver detto una cazzata. E spero che la mia attenzione in passato non sia stata così scarsa da non notare mai i Falmer feroci. Però, grazie a voi che mi avete detto che i Falmer avevano feroci, hanno i denti più sviluppati, più visibili, no? Questi canini più sviluppati, eccetera, eccetera. Io non ci ho fatto caso. O loro ho pensato. Ma non è, visto che è stato aggiunto con Dawnguard, forse canini più sviluppati hanno contratto la malattia dell'emofilia porfirica, ovvero la malattia che precede il vampirismo. E che il giocato primo sa quanto era fastidiosa uscirne. Però non possono ricordare delle cose bellissime in rende a questo. Fantastico, Oblivion. Perché pensiamoci, noi li incontriamo. Ok, ovviamente in una caverna buia. Certo, i Falmer escono però anche fuori, quindi non è da sottovalutare questa cosa. Li incontriamo in una caverna buia. Ma non solo, ci sono corpi di Falmer e di Chaurus, quindi... E loro vivi. Certo, c'è anche un insetto volante, ma possiamo ipotizzare che non ci arrivavano a ucciderlo. Quindi, questi Falmer vampiri hanno ucciso Falmer normali, ma tra loro no. E riporta, tra loro non si uccidono ovviamente. Due della stessa specie. Ma quelli là sì.
per succhiare il loro sangue, magari. Io sinceramente, quando ho pensato a quelle cose al volo lì, mi sono casato con una bestia. Però è una mia idea. E mi sono detto, guarda, poi quando andrai avanti capirai. Quindi, forse ho detto una grande cazzata, ma volevo dirvela perché molti di... vabbè, ma che bello però. C'è un quadro, un maledettissimo quadro, fantastico. Ok, appurato che di là non si può fare il giro, sfondiamo la parte centrale. Scoccherò il mio dardo solo quando ti fermerai. Vabbè, Sapevo non di aver sentito pensavo qualcosa. che... Perché? Mi sembra che... Così. Ok. Ah, si può continuare, ragazzi. Avevo piacere di dirvele queste cose perché per me erano estremamente interessanti. Estremamente. Che bei colori, che bella illuminazione. Non... Più vado avanti, più queste cose per me devono essere ribadite. Se porto con un colpo la spalla. Allora, per andare qui sopra, forse si fa il giro. Da dove Oh! Che esecuzione, l'ho preso in piena fronte. Ma che bello era se la prendeva al centro del diadema. Dove facevo la foto, facevo. E mi vantavo sul gruppo, mi vantavo. Scherzo, ovviamente. No, no, non mi piace passare qui sotto. No, 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 no. Ovviamente ci tornerò. Ah, buono. Buono. Ecco qui come si raggiungeva quell'altra parte. Ovviamente di sotto ci passerò, ma prima passiamo dalla parte alta, che è sempre migliore. Possiamo sorprenderli. Ragazzi, ma voi quando passate qui non provate qualcosa? Io quando vedo questo mi innamoro. Perché mi immagino una scena mentre loro vivono qua, capito? E mangiano. Si spostano quando vanno a caccia, insomma, come vivono. E io queste cose le penso spesso, è fantastico. E poi guardate che... Dai, porca puttana. È eccezionale. Qui ci vorrebbe sussurro dell'aura, eh. Facciamolo. Ok, pensavo che partiva di là. Oh, 1, 2, 3, 4. Questo è la nostra prossima vittima. Ci sentirà. Oh, è questo che ci sgamerà prima, però. Dai, dai, che l'hai visto morire il tuo compagno. Serana, buono, mi occupo di questo io. Combattete, combattete, bellissimo. Combatti peggio di quanto pensi. Ok. Quello è il nostro amicone. Las! Finiti. No, il cavolo, finiti. Ma forse ho capito cosa sono. Sono insetti. Secondo me sono insetti. Allora. Merita la giusta illuminazione. Buonissimo. Mi fanno sempre impaurire. Comunque, ragazzi, ho esplorato tutto. Ho preso tutto. Perfetto. Possiamo andare avanti. Ma quei nemici in pratica si trovano oltre questa parte. Si trovano in quest'altra area. E c'è un altro farm. Questo è un farm sicuro perché si muove in modo, diciamo, umano. Ok, ragazzi.
Ragazzi, saranno uccisioni veloci e silenziose. Oh, guardate un po' che c'è là. Un amicone. E la sua è la sua è la capanna più grande. Chi è là? Sapete di aver sentito qualcosa? Vai, Serana, è tutto tuo. E del Falmer. Penso che ce la facciate voi. Ok. Così. Si può andare avanti. Hai sconfitto un guerrafondaio nella tua vita. Non pensavi mai di poter fare una cosa del genere. Di la verità. Solo in gruppo. In branco. Dov'è finito il suo cadavere? È proprio di sotto però. Ok. Quella sarà l'ultima cosa che vedrò. La sua capanna. Eh sì, guardate un po'. Lì usciranno insetti. Proteggono qualcosa? Già uscito. È un errore. Ah no, c'erano, ma sono immobili, proprio completamente secchi proprio, fermi. Sapevo di aver sentito qualcosa. Vabbè. Ok. Non c'avevano nulla. Qui penso che proprio che si prosegua, quindi torniamo sopra. Torniamo sopra. Una sorta di... cioè, la mattina presa, non si sveglia. Ok, vai, non gli va di fare le scale, scendono qui lo scivolone. E arrivano sotto. Nel frattempo tu ti muovi un po' al rallentatore, ma va bene. Oh, guardate un po' che aveva il guerrafondaio. Libro sconosciuto volume 4. Quindi no, ce ne sono degli altri. Sapete quella cosa bella? Che non è il libro 5, altrimenti già stavo in ansia terribile, esattamente come il 2. Vabbè, io rivado sempre a vedere perché... così, giusto per. Magari c'è sempre qualche frase comprensibile, ma no. Ma è ovvio che non è così, dai. Prendiamo queste pozioni. Letale, va bene. Posto. Possiamo andare. Si va avanti. Vedete, cioè farvi vedere quando sono capace a scavare. Oppure proprio è una conformazione naturale. Potrebbe essere. Potrebbe. O è una via alternativa che hanno fatto loro. Possiamo ipotizzare tutto, ragazzi. Alla fine sono ipotesi. Qui ne uscirà uno. Questa trappola farà cadere rocce da lì. Serana, vieni qua. No, no, vieni, vieni. Ma sono io il cattivo, perché potevo aspettare benissimo. Potevo farla venire qua sopra. Ah, e... è sciocco io. Sciocco io. E poi digli di stare ferma, no? Cazzo, ma com'è possibile? Mi ha fatto un male cane questo maledetto. Dai, in fin di vita da una cosa del genere, mi sento scarsissimo. Tra l'altro le pozioni me le devo mettere rapide. Allora, queste le utilizziamo subitissimo. Ok, mettiamoci in modo veloce questa. A parte già ce l'avevo. Va bene. Veramente, stare in difficoltà con una schifezza del genere è vergognoso. Io mi devo sbrigare, voglio solo vedere. Perché l'indicatore lo sto notando, ragazzi. Lo sto notando che si sta diventando più grande. Quindi siamo un po' vicini. Però ci sono altri accampamenti farmer, diavolo. Oh, eccoci invece, perfetto.
Certo che questo si trova proprio. Cioè, proprio al centro di un avamposto. Quella è una specie di torre, no? Sembrerebbe una vedetta. È una solite capanne. Però penso che qui non ci sia nessuno. Chi sei tu? Hai trovato il santuario della Via della Radiosità, iniziato. Intendi davvero onorare i canti di Auriel e portare con te la sua luce spirituale? Sì. Che le benedizioni di Auriel ti proteggano sulla via per il santuario interno e l'illuminazione ultima. La radiosità di Ariel riempirti il cuore di gioia. Grazie, Edelbor. Ragazzi, l'ultima vasca d'acqua che grazie a essa riempì la nostra brocca. La quinta. Perfetto. Cioè, non... sinceramente pensavo che c'era un'altra parte ancora. Invece, guardate cosa c'è lì. La radiosità di Allora, Ariel riempì farò solo il cuore. questo. E mi fa male il cuore proprio fermarmi qui. Guarderò cosa c'è in queste capanne. Dopodiché mi fermerò proprio ai piedi di quel ponte. Ed è il ponte che noi vedevamo da sotto, no? Quello gigantesco. Ok, niente. Carne di cavallo? Cioè, vedete? Animali che qui proprio non ci sono. I cavalli non è che vivono tipo stambecchi. Cioè, quelli o l'hanno ucciso tutti o semplicemente li uccidono da un'altra parte, nella Skyrim che conosciamo tutti. Ok, perfetto. Possiamo andare avanti fino a quel punto. Mi fermo lì, mi fermo lì. Serana, aspetto un tuo commento. Pretendo un tuo Il commento. posto deve essere questo. Non ho mai visto una struttura simile prima d'ora. Sembra una specie di tempio. Esatto. Non sembra nemmeno reale, sai. Il tempio più impressionante, ha detto Gerebor. Quello maestoso, non mi ricordo esattamente la parola che ho utilizzato, ma faceva capire la maestosità. Ed è vero, è incredibile. E qui proprio si può notare davvero la differenza di architettura che avevano. Guardate, questa è totalmente nuova. E io ne ho viste diverse. Ho visto anche quelle in Oblivion degli Ailaid, come cavolo si pronunciano, ragazzi. Scusatemi, faccio sempre schifo, no? Cioè, questa è totalmente diversa. Bravi, bravi che hanno aggiunto questo, che non è da poco. Potevano davvero farli fin troppo simili a quelli di Dwemer, non potevano sbattersi. Guardate un po', tutte quelle aquile che noi vediamo volare, no? Guardate i nidi dove sono. Qui sopra, questa colonna, lì. Queste sembrano sciocchezze, ma potevano benissimo non mettercelo quel nido là. Che cazzarola serve, no? Eppure ce lo mettono. Sono bravi, su queste cose. Guardate là, guardate, guardate. Allora, quella galleria, presumo, che non è stata fatta dai Falmer, ma in realtà era proprio lì. Perché un ponte è così, e la strada è questa, porta lì. Non c'è un'altra via. Ok, mi fermo a metà del ponte. E salvo. Di notte è una meraviglia. Vabbè, ok. È il giusto finale. Con la luna lì è perfetto. Ragazzi, io vi ringrazio moltissimo. Vi ringrazio moltissimo. Scusate, mi arrivano i messaggi. E ci vediamo nel prossimo. Che molto probabilmente uscirà. Farò uscire tra mercoledì e giovedì, non lo so. E forse ci sarà un video di cronache mitologiche a fine settimana. E forse uno di Dark Souls 3, perché in tanti me l'avete chiesto. Non lo so però. Vi
Grazie a tutti e ciao, al prossimo video.